Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ci andremo a BookTag che sto guardando dal canale di BookTuber96, vi linko il suo video su nelle schede. Scusate il ritardo sia di questo BookTag sia del video, ma l'università mi sta facendo impazzire, cioè non ho più vita sociale, non so più come organizzare la mia vita, quindi ora non so quando la programmazione regolare tornerà regolare, probabilmente quando finirò gli esami, ma al momento, almeno fino al 25 febbraio, vi tenete i video un po' così, un po' sì, un po' no. Comunque, partiamo subito, ricapitoliamo ciò che è stato Sanremo quest'anno tra trash e trash. Partiamo subito, va. Allora, prima domanda. Perdere l'amore, 1988. Un libro con un amore tragico, un finale diverso dalle aspettative. Sicuramente una trilogia che è stato che ha un finale diverso dalle mie aspettative, è stato sicuramente Divergent, in particolare non Divergent, ma il finale di questa trilogia I Legend, che è lì, che tipo, what the fuck, cioè, nonostante io l'abbia letto da adolescente, mi sconvolge ancora che sia finito in questo modo. Ah, stronza di merda. Seconda domanda, Vita spericolata 1983, un thriller avvincente. Per questa domanda ho scelto Altrimenti muori di James Patterson, che ho amato dalla prima all'ultima pagina. Io tipo, oh, cosa? Cioè, non credo sia neanche uno dei migliori di James Patterson, io tipo l'ho amato. Voglio recuperare tutto, anche se ho seriamente paura dopo questo libro. Ma devo farlo, devo. Sento in dovere di dover continuare a leggere James Patterson perché il thriller vincente non credo sia adatto, o meglio, forse è troppo adatto. Servono più parole per descrivere questo libro che non esistono. James Patterson è il mio nuovo autore thriller preferito. Numero 3, Felicità 1982, un libro che ti infonde felicità. Per questa domanda ho scelto Let It Snow di John Green, Maury Johnson e Lauren Miracle, che non ho mai capito come si pronunci. E vi ho fatto una recensione 2 anni fa, Natale di 2 anni fa, quindi già sapete che questo libro mi mette un sacco di felicità perché parla del Natale, è tutto imbiancato, è la vigilia e nonostante le sfighe e mai una gioia dei personaggi, alla fine c'è sempre un lieto fine a tutto, anche le sfighe e mai una gioia. E bah, solo perché è ambientato a Natale, solo perché ci sono sfighe natalizie, mi piace, mi mette tanta felicità. Nonostante io lo abbia letto per l'ultima volta 2 anni fa, quando ho fatto la rilettura, mi è comunque piaciuto. Sempre 3 stelle, sempre un sacco di felicità, sto libro, adoro. Numero 4, Volare nel blu dipinto di Du. 1958, un libro che parla di sogni. Per questo libro ho fatto un po' fatica, però effettivamente pensandoci bene, credo che A Volte Ritorno di John Niven sia adatto a questa domanda, perché dietro questo libro c'è il sogno di Dio e di Gesù, di ripristinare il mondo, o meglio, non ripristinarlo ovviamente, mandando le bombe atomiche, distruggerlo e riniziarlo da capo, no, ripristinarlo nel senso di mandar via, scacciare tutta la malvagità che c'è nell'umanità, scacciarla via e far tornare la bontà e tutta l'umanità dell'uomo. Credo che sia un sogno per tutti, non solo di Dio, ma meglio non per tutti, cioè almeno per qualcuno, perché c'è ancora qualcun altro che in realtà non ha capito bene come si vive in questo mondo. Quindi credo che questo libro sia adatto per rispondere a questa domanda, quindi il sogno di Dio e di Gesù e di qualcuno anche sulla terra di porre fine, ecco, alla malvagità che c'è nell'uomo e di far tornare la felicità e la bontà che in realtà appartiene all'uomo. Numero 5. Nessuno mi può giudicare, 1966, un libro che hai letto ma di cui ti vergogni. Per questa domanda rispondo con 2 libri della stessa autrice, dello stesso catalogo, diciamo, e sono
I Love Shopping e Love Shopping a New York di Sophie Kinsella, o Ginsella, boh, non lo so. Mi vergogno un po' a dire che ho letto questi due libri, non chiedetemi perché, ma a 22 anni forse non dovrei leggere questi libri, non lo so, un po' mi vergogno. E mi sono anche abbastanza piaciuti, a dire la verità. Quindi, cioè, boh, però un po' mi vergogno a dirlo. Vabbè, passiamo avanti. Numero 6, Un'avventura, 1969. Un libro che parla di posti nuovi. Per questa domanda ho scelto I segreti di Askeladd di Federico Paccani, che ci porta in questa nuova avventura, in quest'isola di Askeladd, che è un posto effettivamente nuovo, che non esiste naturalmente, però è un posto nuovo, un'isola dove ci sono queste creature che sono umani in realtà, con dei poteri soprannaturali. Questi poteri derivano dall'inquinamento e dallo schifo che c'è nel mondo, in particolare appunto l'inquinamento, e vivono appunto su quest'isola meravigliosa, dove non c'è inquinamento, dove tutto è pulito, tutto è bello, soprattutto tutto, ma questo mare limpido, quest'aria pulitissima, proprio adoro, per evitare appunto inquinamenti e cazzi e mazzi che sono nel mondo. E io tipo adoro, cioè dovete leggere I segreti di Askeladd perché appunto c'è questo nuovo posto, questa nuova isola, adoro, che è bellissima tra l'altro. Vi faccio vedere, ecco, piena di alberi, di mare, adoro, cioè io l'adoro. Numero 7, 1998, un libro da rileggere, ancora e ancora e ancora. Allora, io ovviamente già ve l'ho detto, però lo ripeto, per me un libro che va riletto sempre, almeno una volta l'anno, è Notre Dame de Paris di Victor Hugo. E vi ho detto che l'avrei riletto ogni anno, sempre, 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 perché è il mio libro del cuore. Ovviamente vi lascio sia la recensione che ho fatto su Notre Dame, sia il video dei classici da leggere nel 2020 che ho fatto settimana scorsa. E io tipo, cioè sì, raga, cioè lo ripeterò sempre, Notre Dame va sempre riletto e forever and ever. Numero 8, Vacanze romane, 1983, un libro che parlo ambientato a Roma. Allora, io devo dire che non ho un libro ambientato a Roma, io mi sono scervellata a cercare un libro ambientato a Roma o che parli di Roma, ma giuro che non ce l'ho. Non mi viene in mente, non mi viene in mente, non ce l'ho, quindi non posso rispondere a questa domanda, mi dispiace, ma andiamo avanti. Nona domanda, Pazza Idea, 1973, un libro che non avresti mai pensato di leggere e invece, per questa domanda ho scelto Fiori sopra l'inverno di Ilaria Tuti. Allora, non avrei mai pensato di leggere questo libro perché in realtà mi aspettavo in libreria da veramente tantissimo tempo, cioè avevo quasi rinunciato a comprarlo. Inizialmente costava troppo, anche se volevo comprarlo e con la copertina rigida io tipo sì, lo voglio troppo, però effettivamente in quel giorno stavo comprando altro, quindi non volevo spendere quei 18-20 euro in più e quindi ho lasciato perdere. Ho pensato, vabbè, aspetto l'edizione economica. E neanche con l'edizione economica poi l'ho comprato più perché stavo perdendo interesse e ero lì sempre, cioè, se lo compro, se lo compro, se lo compro, ma poi non l'ho comprato più. Poi ho pensato, lo compro su internet che costa ancora meno. Effettivamente costava meno, però non lo so, cioè, non lo so, dovevo comunque chiedere ai miei di comprarlo su internet, dato che io con la mia carta non posso comprare su internet, e quindi non l'ho comprato più, ci cioè ho perso le speranze, fino alla settimana scorsa, 10 giorni fa, e che l'ho visto a 5 euro, e ho detto vabbè basta, adesso lo compro a 5 euro, sti gran cazzi, lo prendo, lo porto a casa e l'ho letto subito, appena arrivato a casa, l'ho iniziato, l'ho amato e mi pento di non aver letto prima questo libro perché effettivamente lo adoro. Numero 10, l'ultima, Occidentali Skharma del 2017, un libro sulla società attuale. Per questa domanda ci sarebbero veramente tantissimi libri che parlano di società e con cui potrei rispondere a questa domanda, ma in realtà voglio rispondere con Io vi vedo di Simonetta Santamaria perché parla della società un po' più oscura della società. Quella parte che nessuno penso vorrebbe nel mondo, come dicevo prima,
perché il mondo è pieno di cattiveria e questo libro lo dimostra come altre che ho in casa, ma questo credo che sia il più giusto. Non so, volevo darvi un messaggio di speranza, di bontà e di gentilezza verso il mondo con questo video. Non solo concludere in bellezza la settimana con Sanremo. Bene, il video è finito. Spero vi sia piaciuto. Ricordo che il book tag è stato ideato da BookTuber96. Io vi lascio il suo video su nelle schede. E niente. Il video è finito, spero vi sia piaciuto, lasciate un like in tal caso, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre risposte e noi ci vediamo alla prossima, ciao!